Se mi seguite da qualche anno saprete che sono alla ricerca di un activity tracker che funzioni bene da molto tempo. 2 anni fa mi è stato regalato per Natale l'Apple Watch, ma come avevo detto anche in un video, non è un activity tracker affidabile. Recentemente mi ha contattato questo brand Aptivo per farmi testare il loro prodotto, che è essenzialmente un activity tracker fatto a fascia con l'app e il sito internet collegato. Io ho ricevuto questo prodotto una settimana fa e ho passato tutta la settimana scorsa a testarlo durante i miei allenamenti, così da potervi fare un video informato e utile, spero. Allora, perché un activity tracker? Non è assolutamente un prodotto essenziale per chi è un neofita negli allenamenti o per chi non ha particolari obiettivi da raggiungere. Un cardiofrequenzimetro come questo è utile per chi vuole lavorare con efficacia ed efficienza verso i propri obiettivi. Come funziona? Essenzialmente, inserendo i nostri dati nel sito, Aptivo è in grado di calcolare tramite la formula di Tanaka che vi metto qui la nostra frequenza cardiaca massima. Se devo fare una critica, non è una formula secondo me molto attendibile perché utilizza il parametro dell'età indipendentemente dal livello di fitness della persona. In ogni caso, questo è il punto di partenza. Poi si procede con l'allenamento. Si indossa la fascetta che ha questa parte in gomma che si incolla alla pelle e si attacca a questa scatolina che attiva gli elettrodi. Si collega al telefono e si parte con l'allenamento. Durante l'allenamento questa scatolina monitora i nostri battiti cardiaci e li registra. Funziona proprio come un elettrocardiogramma. Registrandoli li spedisce all'app o al sito internet al quale noi possiamo accedere. Perché è utile? Perché noi viviamo un po', con questo mito che per fare l'allenamento bruciagrassi bisogna per forza spaccarsi, bisogna dare il massimo, bisogna sudare 10.000 camicie e far battere il cuore a 1.000. Questo non è assolutamente vero. Per fare un allenamento mirato al dimagrimento, e quindi affinché il nostro corpo utilizzi come fonte di energia carboidrati e grassi, dobbiamo entrare in una zona aerobica o persino più bassa di controllo del peso, diciamo. E questa fascia non è il massimo della nostra frequenza cardiaca, ma è un 60, 70, 80% del nostro massimo. Quindi un allenamento a bassa intensità è molto più indicato per questo scopo rispetto a uno ad altissima intensità. E invece un allenamento ad alta intensità è più un allenamento anaerobico, più propedeutico per chi vuole migliorare la potenza muscolare e portare al massimo le proprie prestazioni. Quindi a cosa serve questo aggeggino? Facendoci l'elettrocardiogramma durante l'allenamento e inviando le informazioni al computer, genera poi un report classificando anche le nostre variazioni di battiti in queste diverse fasce. Essenzialmente hanno creato questa tabella con la fascia grigia di riposo e poi sempre di più verso la massima intensità, al fine di permetterci di vedere come ci siamo allenati, cioè se quell'allenamento che abbiamo fatto è stato più un allenamento volto alla resistenza anaerobica, alla potenza muscolare, quindi se è maggiormente nella fascia 5, o un allenamento volto al dimagrimento, quindi maggiormente nella fascia 2. E questo diventa utile nel momento in cui si ha un obiettivo specifico da raggiungere, ma soprattutto diventa utile per valutare l'allenamento che si sta facendo. È ovvio che se io ho l'obiettivo di dimagrire, ma in realtà sto facendo un allenamento che mi porta a lavorare alla massima intensità della mia frequenza cardiaca, non è funzionale al mio obiettivo. E quindi si rivela un accessorio molto utile, soprattutto per questo. Io adesso vi faccio vedere un video di allenamento che ho fatto con Sara, che ho monitorato e che poi andremo a commentare insieme. Nella prima parte di questo allenamento abbiamo lavorato in isometria, che essenzialmente significa rimanere in una posizione, tenere la posizione per un determinato periodo di tempo. Noi abbiamo fatto 4 esercizi, che sono queste tenute agli anelli, poi la tenuta alla sbarra con presa inversa. Qui è sempre molto importante e si lavora soprattutto sulla posizione di hollow. Sembra facile, sembra che si è comodi, in realtà si tiene tutto con l'addome e il core lavora tantissimo.
Poi un altro esercizio che abbiamo fatto è stata la verticale tenuta a muro, quindi faccia a muro, avvicinamento più possibile al muro e tenuta della verticale con i piedi attaccati al muro. Questo, devo ammettere, è stato uno degli esercizi per me più facili. E poi, ovviamente, dopo più facile viene più difficile, che è questa tenuta qui, cioè appesa alla sbarra e tirando sulle gambe. In teoria dovrei tenere le gambe perpendicolari al corpo, da stese davanti a me, ma ragazzi, non ce la faccio. Riesco soltanto a farla tenendo le gambe piegate a tavolino e quindi Sara mi ha detto di ogni tanto provare di allungare le gambe anche solo per un secondo per, insomma, cercare di stimolare l'addome. E poi la seconda parte del workout è stato un circuito ad alta intensità tipo AMRAP, quindi 8 minuti di esercizi fatti uno dopo l'altro senza stop. Allora, come vedete, l'ho testato la settimana scorsa sia negli allenamenti functional che running, e questo è l'allenamento che vi ho appena fatto vedere con Sara. Come avete notato, la prima parte è più statica e infatti si lavora a una percentuale abbastanza bassa, quindi in fascia 2, che è tra il 60 e il 69% della mia frequenza cardiaca massima, e ci sono anche tanti momenti di riposo e recupero. Invece, come avete notato, nella parte finale abbiamo fatto un mini circuito che mi ha fatto salire i battiti e infatti mi ha fatto entrare in fascia 3, che è la zona aerobica. L'allenamento running che ho fatto il venerdì sera è stata una corsa tranquilla, anzi proprio camminata e corsa. Penso che la velocità di corsa fosse 6,30. E poi è alternata la camminata, infatti vedete i momenti di riposo, è anche molto sensibile e sono felice che si vedano anche quelli. Ci sono delle cose che vi devo assolutamente dire per l'utilizzo di questo specifico aggeggino, prima che voi commettiate gli errori che ho commesso io. 1. Tenerlo sempre staccato se non lo utilizzate, perché nel momento in cui si attacca si attiva e quindi spreca batteria. Io l'ho lasciato attaccato per i primi 2-3 giorni, mi sono ritrovata con 20% di batteria in meno. Un altro consiglio è: non infilatela così come fosse un vestito, utilizzate la comoda apertura così, utilizzatela. Per far sì che tutto si colleghi, dovete sì collegarlo al Bluetooth dal telefono, ma anche collegarlo, fare il pairing all'interno dell'app stessa. Questo è fondamentale, perché sennò fate come me che fate allenamento ma non registrate tutte. E inoltre, non togliete mai l'app. Nel momento in cui attivate l'allenamento, dovete lasciarlo lì che giri, mai uscire dall'app tipo tirando sulla tendina, togliendola, perché vi cancella l'allenamento, come se non l'aveste mai fatto. Mi è successo. Le ho fatte tutte. Secondo me questo aggeggino è molto utile sia a livello individuale, ma anche e soprattutto per i personal trainer e i coach online. Ragazzi, cioè, immaginate un coach online che riesce a monitorare il cliente tramite questo, perché se il coach online ha accesso alla pagina web con tutti i dati dell'allenamento del cliente, il cliente non lo può più prendere in giro e dire sì sì mi sono allenato, perché è questo che parla. E quindi secondo me è anche ottimo se siete coach online. Io spero che questo video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento. Noi ci vediamo nel prossimo video.